Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella e se vi piace questo video mettete un bel like visto che è gratis. Intanto mando la sigla e mi raccomando, durante la sigla iscrivetevi. A dopo. Artlist.io. Ok, oggi andiamo a sballare dei pacchi. Come vedete qua ci sono dei pacchi arrivati da poco e inviati da DS Tech, la ditta con cui ho una piccola collaborazione, e mi stanno mandando dei prodotti per fare dei test. Questo era quello che avevo già anticipato nel video precedente relativo alla fiera, quindi DS Tech, diciamo che sostanzialmente stiamo collaborando in questa maniera, quindi mi mandano del materiale e lo proviamo insieme e vediamo effettivamente le differenze che ci sono tra questi prodotti e soprattutto e quelli della Victron. Nel caso specifico del paragone, farò un paragone tra i regolatori di carica della DS Tech con dei regolatori molto economici per vedere la differenza e una comparazione con regolatori invece di qualità come Victron. Questo perché, come dicevo prima, effettivamente volevo trovare un valido sostituto ai dispositivi Victron, non perché non funzionassero bene, ma perché ovviamente i prezzi sono molto alti. Quindi in questa maniera avremo un rapporto, diciamo, qualità-prezzo di DS Tech paragonati a comunque una marca blasonata e molto molto professionale che è Victron. Vediamo che cosa c'è nel pacco, ma io già lo so, li apriamo davanti a voi, ovviamente con le mie forbici da elettricista. I taglierini sono per le checche. Artlist.io. Ok, mi è stato inviato l'accessorio per il regolatore di carica, che è questo qua. Praticamente questo è un display dove verranno visualizzati i parametri del regolatore di carica. Quindi questo è opzionale, lo vediamo insieme. Intanto arriva questo con il foglietto dell'user manual. Dal foglietto possiamo vedere che effettivamente tramite questo display è possibile gestire l'MPPT, il regolatore di carica della DS Tech. Questo invece è il vero e proprio regolatore, quindi questo qua è il regolatore MPPT, nel modello specifico il 30 A. Arriva con il suo manuale di istruzioni, che poi vedremo. E questo è il regolatore di carica. Come possiamo vedere già, a livello anche estetico, adotta lo stesso sistema di raffreddamento dei Victron, quindi questo materiale qua, come il Victron, dovrà essere applicato in questa maniera verticalmente, non orizzontalmente, non così, perché le alette di raffreddamento tenderanno poi, per una questione di aria calda e aria fredda, ad andare a correre in questa maniera. Quindi questi prodotti con le lamelle, che hanno le lamelle in questa maniera, vanno messi obbligatoriamente in questa posizione, in orizzontale, via, diciamo, in modo che queste lamelle rimangano in verticale. Quindi andremo a vedere la comparazione tra questo e Victron e un modello economico. Ora rimettiamo questo qua e andiamo a aprire il secondo pacco. Artlist.io.
Artlist.io. Qui abbiamo il bestione come potete vedere. Questo è l'inverter da 3000 watt della DS-Tech che andremo a provare e a testare per fare diciamo delle prove relative al riscaldamento, a quello che effettivamente dovrebbe essere una delle caratteristiche particolari di questo prodotto, perché in effetti ha un ottimo sistema di raffreddamento che vedremo insieme. Questo modello invece ha il tastierino, diciamo, come hanno molti inverter per accensione e spegnimento, il valore delle batterie, lo vediamo subito, ma questo penso che lo conoscete tutti. Diciamo, questo è un accessorio che hanno quasi tutti. Arriva questo accessorio che è il tastierino on off per accendere e spegnere da remoto, dove troviamo il voltaggio della batteria e troviamo praticamente il segnale dell'OAD, quindi la quantità di potenza che sta in quel momento elargendo l'inverter. In dotazione troviamo due spezzoni di cavo da 35 mm, sembra, sì, e il suo cavetto, diciamo, intestato con i plug. Ovviamente questo cavetto già è lungo, però se non dovesse essere abbastanza lungo, o lo aggiuntate direttamente con un cavo UTP, oppure potete tranquillamente passare un cavo UTP e pluggarlo dritto, in maniera dritta, quindi stessa cosa. Come dicevo prima, anche con l'inverter arriva il nostro, e questo è il trasmettitore Bluetooth per poter avere tutte le informazioni dell'inverter tramite Bluetooth con la sua applicazione, e ovviamente arriva il suo foglietto illustrativo. C'è anche il manuale di istruzioni, ma ovviamente la cosa che ci interessa di più è lui, che è un bel bestione. Ve lo faccio vedere su tutti i lati. Questo, vedete che bello spessore che ha, ha dei morsetti molto grandi, anche perché tecnicamente a 12 volts dovrebbe sopperire a oltre 250 ampere, anche di più. Quindi lo andremo a provare con un banco batterie, con il mio banco batterie che è da 600 ampere al litio, con una contemporaneità di circa 300 ampere istantanei, perché le mie batterie hanno due BMS da 150 ampere all'uno, quindi potrebbero arrivare a 300 ampere di fornitura. Andremo a provare. Come vedete, l'inverter è dotato anche di presa USB frontale, ma questi sono dettagli, perché lo andremo a provare sul campo e vedremo come si comporta. Questa prova però non sarà parte di questo video, e quest'altro regolatore farò un video apposito per la prova sia dell'MPPT che del 3000. Ok ragazzi, a questo punto diamo uno sguardo ai manualetti che ci hanno mandato con questo dispositivo. Nello specifico, questo manuale è quello relativo al tastierino, che arriva opzionalmente al regolatore di carica. Io consiglio di prenderlo, perché poi da qua possiamo effettuare tutti i tipi di modifiche che dobbiamo effettuare, soprattutto se abbiamo le batterie LiFePO 4, perché il default va bene per le piombo, ma magari da qua possiamo andare a cambiare tutti i parametri per mezzo di questi due pulsantini. Andiamo a vedere che praticamente questo display non è altro che un display remoto, quindi possiamo andare ad installare il regolatore di carica, come consiglio sempre, vicino alla batteria. E una volta fatto quello,
andiamo a portare per mezzo del cavo in dotazione questo dispositivo. Lo andiamo a portare praticamente dove ci pare all'interno del camper, in modo da poter gestire tutto il regolatore da remoto. Perché dico questo? Perché i regolatori di carica, come dico sempre, vanno messi il più vicino possibile al banco batterie. Vanno messi il più vicino possibile perché dobbiamo togliere la possibilità della caduta di tensione che va poi a creare difficoltà e errate misurazioni sul nostro banco batterie, proprio date dalla caduta di tensione. Poi un altro discorso, se voi volete mettere il regolatore lontano dalle batterie, andare giù con 25 mm, questo credo sia controproducente, ma ognuno coi soldi suoi fa quello che vuole. Detto questo, vediamo che questo praticamente non è altro che un display dove ci fa visualizzare tutti i dispositivi, tutte le, vedete qua, ci fa vedere praticamente tutto ciò che accade sul nostro regolatore, come se fosse effettivamente un display integrato dei regolatori tradizionali. Andiamo a vedere adesso invece il manuale di istruzioni che viene dato con il regolatore vero e proprio. Questo manuale di istruzioni ci spiega praticamente, già ci dice che ci sono tre modelli, quindi abbiamo il 20, il 30 e il 40 A. Noi in questo momento stiamo utilizzando il 30 perché vorrei fare una comparazione con il 30 A della Victron. Siccome in magazzino ho quello adesso, volevo fare una misurazione preparata con due prodotti simili. Detto questo, nel manuale lo andiamo a sfogliare un attimo insieme al volo. Abbiamo anche una cosa importantissima, che è quella che dicevo prima, come va installato questo prodotto. Tutti i prodotti, come dicevo, che hanno le lamelle in alluminio, aria non forzata, quindi senza ventola, vanno messe obbligatoriamente in questa posizione, come dicevo prima. Quindi qui ti dice anche che minimo va messa a 150 mm, a 15 cm sotto e 15 cm sopra liberi, in modo da poter creare questo flusso d'aria per farlo raffreddare. Qua vediamo che ci fa vedere l'installazione, che è semplicissima. Ovviamente ti dice di rispettare la polarità, questa però è la base di ogni cosa. E qua ci fa vedere i valori di ricarica, tra cui il bulk, l'absorption, flotta, desolfatazione, carica a corrente limitata e quant'altro. Se non andiamo a lavorare sul litio, mi raccomando, non fate fare né equalizzazione né absorption. Io consiglio di mettere l'absorption come floating, quindi utilizzare un bulk e un floating. Poi fate come volete. Questo praticamente ci dice le colorazioni dei LED a cosa corrispondono, e qua ci fa la lista di tipi di batterie praticamente utilizzabili. Vediamo sul selezionare il tipo della batteria, la modalità con cui farlo, e ci dà praticamente tutti i valori che sono i valori preimpostati di questo tipo di regolatore. Nella pagina posteriore, invece, troviamo le caratteristiche tecniche di tutti e tre i modelli, ben diciamo espletati in questo grafico. Quindi per ora è tutto, volevo solo farvi vedere il materiale che mi hanno inviato, in modo da poi andare a provare in dei video specifici tutti e due i prodotti. Io per ora vi saluto, ci aggiorniamo al prossimo video con le prove, e buon proseguimento, e se vi è piaciuto il video mettete un like, e se volete vedere i video successivi con le prove di questi prodotti iscrivetevi al canale e selezionate la campanella. Ciao a tutti ragazzi, a tra poco!